Bella ragazzi. Bella ragazzi, queste qua sono una piccola parte di apparecchiature che ho costruito nella vita, cominciando dalle più antiche a, diciamo, abbastanza recenti qualcuna. Allora, non so, un video dove vi facciamo vedere cose elettroniche, non so se a tutti interessano, ma faremo una breve storia di queste cose, poi magari qualcosa faremo funzionare. Anzi, se vi interessa qualcuna di queste apparecchiature e si può mettere in funzione, ve le faremo vedere in un altro video funzionanti. E magari faremo altri video perché ne ho veramente tante, anche a valvole, tutte costruite da me. Allora, questo qua è un amplificatorino da 100 mW che ho costruito insieme a mio padre quando avevo 9 anni. Qua abbiamo due transistor, una C126 e una C128 al germanio. Guardate che componenti, quando ero ragazzino, bambino, si compravano componenti fatti così nei negozi. Questi sono condensatori ceramici, questi elettrolitici, potenziometri e le resistenze. I condensatori elettrolitici sono morti perché sono vecchissimi, li ho sostituiti recentemente da dietro con condensatori elettrolitici abbastanza datati ma funzionanti, testati, rigenerati. E adesso passiamo alle altre. Poi l'ultimo, anzi, facciamo vedere questo funzionare, suonare. Lo mettiamo da parte. Rimanendo in tema amplificatori, questo qua è stato una costruzione sperimentale negli anni 80 per fare questo qua è uno stereo driver per un sistema di amplificazione in classe D, quella a impulsi regolati col duty cycle. E disegnato col pennarello e niente, non avevo dei transistor abbastanza potenti e veloci, quindi qualcosa funzionava, si sentiva, ma non potevo salire di potenza. A quei tempi costavano tantissimo i transistor veloci o MOSFET veloci, diciamo, di potenza, quindi mi sono solo divertito a buttare fuori tipo 3-4 watt e basta. Fate vedere 86, è dell'86. Poi torniamo indietro nel tempo. Questa è una radio che ho fatto per ascoltare gli aerei, praticamente le trasmissioni degli aerei. Solo che adesso è un po' dura da aprire. Ecco questo sistema. Qua chiaramente ho cannibalizzato il connettore dell'antenna, il connettore forse dell'uscita, perché questa deve essere l'alimentazione. Allora, praticamente è una radio a reazione con la sua bobina nel piano di sotto, c'è una radio a reazione, a super reazione anzi, che era una scatola di montaggio dell'Amtron, praticamente della GBC. C'è un condensatorino, un compensatorino, che l'ho trasformato in condensatore variabile con questo sistema qua, di filo di nylon e un braccetto che fa questo lavoro per poterlo azionare da fuori, regolare la frequenza. Poi avevo aggiunto un preamplificatore d'antenna MOSFET con un MOSFET che ha costato parecchi soldi, protetto anche da un diodo al germanio sull'ingresso. Poi cosa ci ho aggiunto? Ho messo un diodone qua per in caso di inversione di polarità così si bruciava magari il fusibile, e un transistor da germanio perché questo si ascoltava in cuffia a basso volume, allora ho aggiunto a questo un preamplificatore con due transistor, sono BC 107, condensatori chiaramente elettrolitici d'epoca. Questo qua deve essere del 75-76 e una cosa, mi ero dimenticato di mettere una resistenza per polarizzare questo transistor. L'ho messa che ero in campagna facendo, non avendo resistenze. Ho preso un fusibile di quelli di ceramica, ci ho saldato due fili alle due capocchie di metallo, l'ho tutto graffitato e aggiungendo graffite finché non ho polarizzato bene il transistor. L'ho usato per tanto tempo così. Poi chissà dove è finito, ho smontato via tutto qua. Vabbè, cambiamo circuito. Allora, cominciamo a levare questi, facciamo un po' di spazio.
Quello lì è del 75-76. Questo qua, tipo 1977-78, è un circuito con ingresso in alternata 1 continua. Con l'alternata si può mandare anche il segnale audio con un indicatore di sintonia, un EM84, che forma quella luce, non so se l'avete mai visto, molti di voi sicuro. Sono due barre luminose di un azzurro bellissimo che, man mano, se aumenta il segnale, si distanziano lasciando una zona scura in mezzo. Più il segnale è alto, più scappano dalle parti. Quando non c'è segnale, si toccano al centro. C'è cosa di interessante, che c'è un inverter con questo trasformatorino, questi componenti, viene alimentato a 6 volt, anzi a 12 volt, ci cioè avevo messo in serie delle resistenze, poi l'ho provato a 6, non si accendeva niente, ecco perché. E questa è l'alimentazione, e questa è una di 140, si legge 182, 100 volt, non mi ricordo più, la solita coppia PNPNPN, amplificatori audio. Questo potremmo anche farvelo vedere allora. Poi, questo non l'ho fatto io, è un trigger di Schmidt didattico fatto in una scuola nei primi anni 60, ho altre di queste scatolette, provengono da una scuola di Milano, qua c'è anche il nome di chi l'ha costruito. Ognuno costruiva un apparecchio a quei tempi, sono circa degli anni 62, 60, 1962-1963. Ci sono due bellissimi 2G140 come transistor al germanio, quelli neri. Eccoli qua. Componenti, questi qua sono ceramici. Esistevano già allora i condensatori pin-up, ceramici sempre. Un elettrolitico vecchio, resistenze a impasto astratto, un potenziometrino, tutte le boccole per le banane. Poi ve ne farò vedere altri in altri video. Allora, questo niente di interessante, un sistema di induttanze con un sistema che chiudeva con un MOSFET, faceva la chiusura, creava degli impulsi su un'alimentazione a 48 volt, generavo impulsi di varia larghezza, varia intensità. Tramite la scarica del condensatore attraverso queste induttanze e per generare dei transitori e vedere qual era il problema di un circuito che testavo che si bruciava ogni tanto una parte. E così ho voluto vedere, dando questi impulsi, se erano appunto impulsi sulla linea che creavano questo problema. Poi abbiamo una seriale ricevente, trasmittente. Di una periferica di un centralino, questo qua è solo un circuito sperimentale per provarlo. Di un centralino che avevo fatto tutto a CMOS, con tutta la logica CMOS che faceva un sacco di cose. Tra l'altro, mandava su un cavo, appunto, con collegamento con trasmissione seriale su tre fili, e a tante periferiche che potevano azionare, che ne so, essere collegate a un citofono, essere collegate a un allarme, essere collegate a qualsiasi cosa, a memoria di numeri telefonici, eccetera, eccetera. Questo circuito che ci ho pensato un po', ma forse è un amplificatorino modulatore di qualche trasmettitorino in AM piccolo che avevo fatto ho preso un. Praticamente una vasetta di bakelite ramata per fare circuiti stampati col seghetto. Ho fatto tanti solchi creando tutti i quadretti. Ho fatto una costruzione, come alcuni dicono, tipo Manhattan su superficie, così. Questo è un trasmettitore di onde medie. No, 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 10, no, no, questo qua è. Ecco, un 10,7 MHz in FM per trasmettere un ricevitorino che avevo fatto anni 80, 90, primi 90. E in FM però 10,7 MHz. Questo è un generatore di impulsi che si collega alla rete. Praticamente c'è un triac che scarica questi condensatori a ogni semionda, ad ogni semionda della 220 alternata, praticamente cortocircuita la 220, dando degli impulsi, dei disturbi sulla rete per scoprire poi magari dove passano i cavi con un apparecchio.
Questo non è mio, cioè non è mio, è mio, ma non l'ho fatto io. È un ricevitore a ultrasuoni per telecomando TV, per accendere e spegnere la TV da lontano, diciamo dalla poltrona. Qua c'è la capsula piezoelettrica che poi ho usato come trasduttore in emissione. Gli ho sparato sopra tipo 40 watt di frequenza ultrasonica e si è anche crepata. E questo qua ha 1, 2, 3 transistor al germanio di tipo SFT. La Telefunken, un piccolo relè, un diodo sulla bobina del relè, e questi sono circuiti accordati per quella frequenza del trasmettitore, che non era altro che quelle cose che scattano con la molla con una conchiglietta di lamierino sopra che fanno lo schiocco. Questo è un ponte raddrizzatore. Un ponte raddrizzatore, qua ci va l'alternata e qua esce il negativo e qua il positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diciamo 14 kilovolt inversi tra qua e qua, quindi una cosa che sugli 8 kilovolt regge bene tranquillamente, può raddrizzare sui 6-8 kV di tensione, infatti lo usavo con trasformatore di alta tensione per avere la continua, arriva fino ad 1 A questo. Poi, questo l'avete già visto in un video, si chiama ascoltare gli ultrasuoni, è un generatore di ultrasuoni, diciamo di frequenze ultrasoniche che poi si mandano a un trasduttore e si suona nell'aria con TL084, 4 operazionali. Questo qua è un circuito praticamente tipo sarà del 65, 1965, seconda metà degli anni 60. Questo l'avevo fatto negli anni 80, ma la cosa più interessante è questa che risale al 1988. Qua c'è il suo alimentatore, tensione 15, meno 15 più 15 stabilizzata. Cavo della 220 e qua tutti i potenziometri. È un distorsore per chitarra. Piuttosto complesso. Qua abbiamo l'ingresso, alta impedenza, l'uscita. Poi abbiamo il comando per due pedali. Questi qua sono cavetti coassiali schermati, diciamo che praticamente due fili chiudendo questi circuiti si comanda con i pedali, con i contatti dei pedali si comandano certe funzioni. E praticamente avevo fatto il reverse engineering di un distorsore per chitarra che si chiamava Rocktron XDC, che era molto in voga a fine anni 80, usato da gruppi ro hard rock, metal, eccetera, eccetera. Era molto in voga e io ho fatto reverse engineering, ho tirato giù tutto lo schema, l'ho replicato suddiviso in sezioni. Queste sezioni volevo triplicarle, quindi avere tre linee dove si potevano azionare varie funzioni, comandi, effetti, indipendentemente sulle tre linee, quindi sarebbe moltiplicato tutto il numero di questi comandi, indipendentemente sulle tre linee, le quali sarebbero state fornite del segnale della chitarra attraverso un crossover, un filtro crossover attivo, che quindi una linea faceva zona dei bassi, zona dei medi e l'altra ancora zona degli alti. Il tutto poi poteva essere miscelato a piacimento o addirittura con un altro pedale per fare qualche effetto strano. Questo qua l'ho fatto praticamente in collaborazione con un mio amico che adesso abita in Australia. Se mi vedi, ciao Davide, ti ricorderai questa cosa. E niente, poi è finito tutto perché è dovuto questo mio amico andare a abitare in Australia con i suoi perché erano di là. E basta, adesso vi facciamo vedere invece funzionare qualcosina. Esatto, questi qua sono tutti disegnati su Lucido con la china, tutte le piste, praticamente con tipo rapido quella roba lì. E poi fatta una foto a contatto sull'astra di plastica, ho potuto poi fare la fotoincisione di queste PCB. Questa invece è fatta col pennarello direttamente. Ancora questo.
qua c'è una finestrina di mica per non far entrare la polvere, qua bisogna darci un migliaio di volt. È un sistema, c'è un altro tubo dentro, c'è un elettrodo per vedere le particelle alfa, quelle più penetranti, qua amplificavo con una valvola il segnale. Questo qua, boh, anni 80, primi 80. Ci sono dei vecchi componenti attaccati della resistenza, questo non è tanto vecchio. Allora, passiamo a vedere due cose in funzione. Abbiamo collegato, alimentato con una pila questo amplificatorino, quello che ho fatto a 9 anni, 8-9 anni, una piccola cassa e un video di caos. Adesso facciamo vedere un altro circuito, quello con l'occhio magico con l'indicatore di sintonia, l'EM84. Si sente il fischio dell'inverter, non so se lo sentite. Ecco, mi dimenticavo, quando, come si dice, è a riposo, le due barre sono distanti, poi si uniscono più e altro il segnale. Adesso abbiamo collegato tramite un trasformatore innalzatore di impedenza alla cassa del nostro amplificatorino e adesso mettiamo la musica di prima. Come non mi corrisponde l'impronta, e guardiamola. Quindi, se vi è piaciuto questo video, se arriviamo a 10.000 visualizzazioni e 1.000 like, ne facciamo un altro su altre apparecchiature, ce ne abbiamo tantissime. E spegniamo questo. Spegniamo questo. A questo punto vi ringraziamo tutti quanti che ci hanno fatto donazioni su Ko-fi e vi salutiamo tutti. Bella ragazzi! Bella ragazzi!